Sono le 8 del mattino, siamo a Porto Empedocle. Quella che vedete qui appena attraccata al porto è la nave militare Libra, che al suo interno porta un carico di migranti. Quanti sono i migranti che stanno per arrivare in porto? Allora, il pattugliatore Libra della Marina Militare sta trasportando all'incirca 230 migranti ed è il risultato di tre interventi che si sono succeduti tra ieri e l'altro ieri. C'è anche il barcone che si è ribaltato a 70 miglia di Lampedusa, cioè ci sono persone che fanno parte di quel carico? Sì, i naufraghi sono proprio provenienti da quell'incidente, quindi il balcone capovolto che sono viste le immagini. I due salvataggi a due gommoni, all'incirca 80 e 90 miglia a sud-est di Ancona. Abbiamo notizie se ci sono donne, minori e in che stato di salute stanno? È molto, molto, molto eterogenea la composizione, quindi ci sono donne, bambini e proprio questa notte la fregata Espero della Marina Militare ha trasportato d'urgenza una donna incinta al 9 mesi all'ospedale di Lampedusa e ha soccorso e 14 naufraghi che erano su un gommone a 40 miglia a sud-est di Lampedusa. Ci può dire qualcosa invece delle salme? Arriveranno più tardi in giornata? Sì, le salme sono state caricate ieri sul pattugliatore Cassiopea della Marina Militare, sono 150 e arriveranno nel pomeriggio qui a Porto Empedocle. Cosa ci può dire di questo gruppo di migranti? È un gruppo eterogeneo? Sì, in questo momento è eterogeneo perché abbiamo 55 sopravvissuti al naufragio dell'11 ottobre e poi abbiamo altre persone che abbiamo salvato da due gommoni in due eventi separati, non troppo distanti l'uno dall'altro a livello spaziale, quindi piuttosto vicini, erano circa 5 miglia uno dall'altro. E sono stati recuperati successivamente al naufragio, quindi nella notte e le prime ore della mattina del 12. Come vi sono sembrati? Come stanno? Dunque, i naufraghi, al di là dello shock iniziale, giustamente comprensibile, sono sereni e sono in ottime condizioni di salute. Ci sono bambini e donne, oltre che a uomini, mentre gli altri occupanti dei due gommoni sono molto tranquilli, non hanno nessun tipo di problema né tantomeno problematiche mediche. Quanto è difficile il vostro lavoro? È difficile per tanti motivi, è molto difficile perché richiede un impegno del 100% sempre e lunghi giorni in mare e capacità di reazione in questi momenti, nei momenti in cui un'imbarcazione con almeno 250 persone a bordo si capovolge in mare, nel mare più profondo. E quindi in quel momento bisogna mantenere lucidità e freddezza, riuscire a dare il massimo consapevolmente ma anche con un'umanità fortissima, perché sono momenti in cui non c'è solo il professionista ma anche l'uomo che lavora. Un manifesto molto significativo, siete qui in segno di protesta? Siamo insieme dei rappresentanti delle comunità eritrea ed etiopi tra le più colpite da questa tragedia, solo che certamente il nostro modo di essere solidali e dimostrare rispetto è capire come evitare che cose del genere possano ripetersi e quindi automaticamente la solidarietà diventa protesta. Noi non vogliamo più la legge Bossi-Fini, non vogliamo più le politiche di controllo delle frontiere, ma vogliamo delle politiche umanitarie di salvataggio dei profughi che fuggono dalle guerre nel Mediterraneo. Siete di Agrigento? Di Palermo. Da Palermo veniamo. Siciliani siamo. Siamo siciliani. Cittadini siciliani che si vergognano di uno Stato e di un'Europa che continua a far succedere queste stragi. Pensa che l'Italia sia stata lasciata sola? No, penso che l'Italia ha responsabilità
proprie, perché la legge Bossi-Fini non è voluta dall'Europa ma è dell'Italia. Immagini tanto reali quanto strazianti quelle che stiamo vedendo. Stanno scendendo dalla nave un folto gruppo di extracomunitari, tra di loro tanti bambini, tante donne, molti di loro sono privi di vestiti ed hanno queste coperte termiche, molti sono senza scarpe. Qualcuno di loro è sollevato, addirittura segnala con le mani il gesto di vittoria, come se toccare terra sia per loro appunto una salvezza. Adesso questo gruppo di migranti verrà portato nella tensostruttura di Porto Empedocle e poi verranno divisi un po' per tutta Italia.